L'importanza del Columbus Day a New York, come in tutti gli Stati Uniti, in tutta l'America, è un'importanza a mio avviso crescente, perché sempre più al centro di questa manifestazione si va al di là proprio degli aspetti di aggregazione popolare, che sono pur di grande rilevanza, delle musiche per strada, le bande, i carri. Acquistano significato sempre più chiaro gli elementi culturali, di heritage, di valore, di proiezione della cultura italiana, per quello che ha rappresentato da 500 anni in questo paese, ma per quello che la cultura italiana intende sempre più proporre alla crescita dell'America e del mondo. Mi ha colpito molto il fatto che sabato sera al grande gala, al Waldorf Astoria, tradizionale gala, era il 67esimo di queste manifestazioni, la Columbus Citizen Foundation ha raccolto la cifra record di 2 milioni e mezzo di dollari per 550 borse di studio destinate agli studenti interessati all'Italia, alla lingua italiana e alla cultura italiana. Ecco, questo esempio è un esempio che si replica nei principali centri americani, nelle grandi città americane, con l'enfasi sullo studio, sulla conoscenza. E non è un caso che la proclamation del presidente Obama, la proclamation emanata proprio per queste celebrazioni, dice che nei caratteri, nell'insegnamento di Colombo, vi sono tre elementi: il coraggio, la determinazione e la sete della scoperta, la sete della conoscenza. E la conoscenza è la capacità di avviare le generazioni dei nostri paesi verso un sistema educativo che progredisca, che faccia portare avanti le nostre società, la nostra economia. Qui sta il senso del Columbus Day. Per questo è importante la sfilata sulla Columbus Avenue, come è stata d'importanza, secondo me, enorme la partecipazione nella chiesa di St. Patrick alla dimensione religiosa di questo giorno. Da un anno a questa parte, da quando abbiamo firmato come governo italiano e con le principali organizzazioni italo-americane un nuovo contratto quinquennale col College Board di New York per il reinserimento dell'italiano nei programmi, nei corsi dell'Advanced Placement Program, ecco, da un anno a questa parte vi è una crescita significativa di quanti chiedono e di quanti ottengono dei corsi di italiano nel sistema delle high school, ma vi è tutto un fiorire di iniziative attraverso i nostri istituti di cultura, attraverso le associazioni come l'Accademia della Cucina Italiana, come la Dante Alighieri e tante altre ancora, attraverso i lettorati e le iniziative dei nostri professori nei dipartimenti di italiano delle principali università, che danno il senso di una crescita di interesse. Ecco, l'italiano è ritornato da diversi anni ai vertici della cultura mondiale. Qui in America questo fenomeno si sta affermando in modo particolarmente vivace.